Caro indimenticabile Totò, questo ricordo di te che offriamo al pubblico vuole essere un affettuoso omaggio alla tua arte e al tuo grande spirito che è tuttora vivo fra noi. Sono scene di alcuni film nei quali hai profuso il tuo estro bizzarro, quella tua comicità ai limiti dell'assurdo eppure così piena di senso umano. Dedichiamo queste pagine della grande antologia di Totò a tutti coloro che lo hanno amato. Vanno bene questi ausiliari, eh? Che ausiliarie? Sono tue mogli? Ma no. Quelle che sposasti da bambino prima di andare in Europa. Perbacco. È da allora che ti aspettano. Che costanza, però, eh? E quante ne sono? 22. 22? Ma allora mi ci vuole un letto a 23 piazze. Ma no, ogni notte ne scegli uno. Ah sì? Vuoi fazzoletto? No, grazie, non sono affettato. Ma non hai capito. Come non ho capito? Non sai come si fa. Giuro. Tu getti il fazzoletto. Colei che lo raccoglie... Me lo lava. Passa la notte con te. Ma no. Veramente. Porco cane. Adesso ti faccio vedere un macello. Faccio un macello. Quante bambole. Che dici? Me la fazzoletto? Beh, ce ne sono tanta, cioè, vediamo un po'. Vediamo un po'. Oddio, ma fai il soletto. Queste o quelle per me fariseo. Colonnello! Che c'è? Non voglio pane, voglio una decina di fazzoletti. Ma non ci sono. Solo questo? E allora bisogna adattarsi con questo. Ragazzi, io chiudo gli occhi, eh? Conto fino a tre. Al mio tre, eh? Uno, due e basta! Ascolta, fratello. Fratello? Ah sì, sei suo fratello, no? Ah già, sì, è vero, è vero, è vero. Che c'è? È giunta l'ora della lotta. Sto qui per questo. Lo vedi, fazzolettino? Bene. Vai a passare in rivista la tua tribù pronta per la battaglia. Ma proprio adesso. Andiamo. In questo momento. Andiamo. Oh, andiamo. Cara. Dunque, ragazze. Ragazze, non vi muovete, eh? Mi vado a fare questa rivista e torno subito. Aiuto!
Che spavento. Sovrappensiero, sai, gli schioppi. Di, ma perché mi fanno tutte queste feste? Sei il figlio dello sceicco. No. Si sono accorti che io sono napoletano. Sceicco napoletano. Amico mio, i meridionali all'estero si sono sempre piazzati. Bene. Passiamo alla rivista. Sì, addio. No, di qua. Come ti chiami? Ali. Per te? Ah, Ali, papà. Papà, e la mamma come sta? Bene, grazie. Salutamela, eh? Chi ti ha fatto quella cicatrice? L'infedele. Tutte così queste mogli. Prima ti fanno le corna e poi ti fanno le cicatrici. Pensa alla salute. Cosa hai fatto a quell'occhio? Ho dato un occhio per la causa. Le cause costano. Le cause costano un occhio. Ma lascia perdere agli avvocati. Daretta a me. Non fare il causitico. Sì, energico. Fai dei rimproveri. Sì, duro. Ricordati che sono dei moli. Sì. È così che pulisci la pistola? Tu! È così che pulisci la pistola? Cosa fai? Lasciami perdere, faccio una scena! Non esagerare, cosa fai? Castigat ridendo mores. Ridendo castigo i mori. I mori o perbacco? Facciamo la costina svizzera. Sì, una parola per uno. Sì, la parola per uno. Dico. Bel fredone, bel guerriero, bell'arabo, bel fagione, bel guerriero, bella gente, largo, permessa. Così, c'è ancora qualche cosa, saluta. Vabbè. Meglio di me chi ne vai? Salam! Salam! Ecco, a te. Salam, è il saluto. Ah già, è vero. Salam A che ora la sveglia domani mattina? Ma che sveglia? Beh, oggi che giorno è? Giovedì? 7 per 8, 56, 44, 9 nel crudo, passiamo due cifre. Svegliami lunedì, ciao. Ma che lunedì? Ti sveglieremo domani mattina all'alba. E perché? Perché adesso noi andiamo a chiamare la cabina di Ahmed Zebib. Lo Zebib? Non hai capito, domattina c'è il combattimento. Ah già, il combattimento. Beh, e a me che mi importa? Io combatto questa notte. Via ragazzi, via. Toglietevi dai piedi. Giù. Mogliettine. Moglie, qui c'è il vostro maritino, lo vedete il fazzolettino? Mogli? Fatma, dove sono le mie mogli? Le ho mandate via io. E perché? Non voglio che le mogli di mio fratello siano toccate da uno sporco giaurro come te. Non sfiorerai mai nessuna di quelle donne. Come sarebbe a dire? Provaci, ma dovrai passare prima sul mio corpo. E beh, se per questo ci passerò, ci passerò. Come osi? Oso. Ma sono una principessa di sangue reale. Andiamo d'accordo? Io sono monarchico, sa, una mano lava l'altra. Impudente. Lo sai che potrei farti frustare. E chi io sarebbe frustare Omar, il figlio dello sceicco? Omar! Guarda Omar, quanto è bello! Spira tanta sentimente. Mi piace. Lo sapevo. Sei astuto come lo sciacallo, audace come il leone. Lo sapevo. È forte come... Beh, lasciamo perdere. Non si direbbe. Eppure è così. Assaggiami e diventeremo amici. Hai vinto. Lo sapevo. Aspettami. Dove? Sì, ho capito. Ma che gli faccio io a queste arabe? Pazienza, finché si tratta di smalti di colore oro, vabbè. Ma qua si tratta di inchiostri grassi. O grassi o magri. Don Nando, io l'avevo detto. Io credevo invece. Ma che credevate? Questo è un imbianchino. Oh, Gianturco, non bestemmiate, questo è un artista. Fa così perché gli sa perché. Adesso ormai mi trovo nel ballo e qui mi tocca ballare. Ma comunque, Cardone, qui bisogna guardarsi negli occhi. Guardiamoci nella coscienza di ognuno. Guardiamoci. Parliamo chiaro. Voi me la sentite o no? Me la sentite? Non se la sento. Un momento.
Ve la sentite? Me la sentirei. Se la sente. E allora? Con un poco di sforzo. Perdonami, sforzate, però non abbiate suggestione. Qui siamo tra di noi. Allora. Noi facciamo peccato. Facciamo peccato. Peccato mortale, facciamo. Facciamo questo peccato mortale, che dobbiamo fare? Io tengo solo la mamma. Non cominciamo a tirare fuori la mamma, guarda. Se lo dovesse venire a sapere. No, io non ci sto. Io la notte voglio dormire, non voglio essere roso dai morsi della coscienza. Allora volevo essere roso dai morsi della fame. È l'intimo disfratto, perdone. L'intimo, non vi rode. Ma la mamma. Ricominciamo con la mamma. Perdone mio, tutti abbiamo una mamma. Va bene. Allora tentiamo. Oh, sotto, lo turco! Andiamo, su. Su, ti sei deciso, su. No, non lasciatemi perdere, per piacere. Io capisco anche lui, capisco quello che ha detto il reverendo qua, come si chiama, il signor Cardone. No, ma ragazzi, non ci dimentichiamo, io ci sono. Io sono un tipografo. Ma che avete in testa? Qui parla chiaro. Qui sta scritto, la legge punisce i falsificatori e gli spacciatori di monete false. Qua si va in galera. Ah, e qui vi volevo. Eh sì, perché noi non spacciamo la moneta falsa. Questo cliché è autentico. È sacrosanto autentico della zecca. È chiaro. Casomai noi tutt'al più possiamo essere una succursale. In francese si direbbe una dépendance. Quando a un esercente capita il nostro biglietto fra le mani, questo lo guarda e fa, dice, ah, questa è la banconota della dépendance. Sì, è buono. Dagli il resto a questo. Po, e ci pagano. Ma che dagli il resto? Ma che la zecca va dato l'appalto? Don Antonio, non dite stupidaggini. No, non ne parliamo, per carità. Va bene, diamo un calcio. No, diamo un calcio, già lo dà. E diamo in calcio alla fortuna. Fortuna. Ma io non parlando proprio. Non ne parliamo. Siamo andati, abbiamo scherzato, non ne parliamo. Non ne parliamo più. Io però. E ne parlate? Questa è la parte. Ne volete parlare? Ne parliamo. No, ripensandoci bene, in fondo, noi nei confronti della legge siamo a posto. Anche la carta è autentica. Tutt'al più può essere definito un reato a responsabilità limitata. E che ci fanno a noi? Che ci fanno? Va bene, vuol dire che io mi trovo nel ballo. Io continuo a ballare. Io ballo. Voi ballate? Io ballo. Voi ballate? Io non ballo. E come ballo io che sono tipografo, voi non ballate? No, cari signori, io ho sentito quello che avete detto qui, dianzi, entrambi, tutti e due, con questo orecchio. Non sono mica sordo, so. Lui c'è la bambina con la pittura. Voi ci avete la tipografia. Scusate, anche io potreste avere nella media borghesia italiana, occupo una società. Scusate tanto. Io sono una portineria ben avviata. Con inquilini che vanno e che vengono, che quando è Pasqua, Natale, Capodanno e Ferragosto mi danno insomma la mancia, soldi, all'uomo del mio romastico mi danno fiori, candele, eccetera, e c'ho tre figli. E allora? Come ce la fanno? Non si passa, ma lasciamo. È finita, come l'ho detto. Noi non ci siamo visti. Ci vuole più rosso. Rosso, subito il rosso. Ecco il rosso. Se permettete lo metto. Per carità. Io sono maestro. È magnifico. Ci siamo. Scusate. La cornice è proprio quella. La cornice è la morte sua, eh? È precisa. Maestro, tocca a voi. Sotto. Sì. Lo tocco, sotto. A questa bocca. Presto. Ecco. Asciugamano. Alcol. Subito l'alcol. Alcol. Subito. Ecco. Alcol, questa. Sì. Alcol. Solvente. Alcol. Solvente. Solvente. Ecco il solvente. Adagio. So io come si fa. Scusate. Dunque, che fate? Si sta via dalla granatina, eh? No, non è il momento, per... Scusate. Capita, bambino. Rullo proprio. È quasi rullo. Ma no, il rullo. No, quella specie di mattarello. Ma destra, se non ce l'ho qui. Eccolo. Si impasta tutto. Sì, per carità. Ecco. Basta l'uovo. Date. Figura lì. Scusa. Oh, ci siamo. Ci siamo. La carta. Subito. La carta.
Ma cate, portato sempre a pezzi. Sei da morte per comodità. La filagrana. La filagrana. Ta 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 ta. Donna, è il momento di spezzare. No, scusatevi, la filagrana è la contentezza. Ecco qua. Piano. Abbiate pazienza. Ehi. I portiere su. Ehi. Ragazzi, voi siete d'accordo? Siete? Siamo. Siamo. Ah, siete d'accordo. Ah. Siamo d'accordo. Le pinze. Le pinze. Pinze. È un miracolo. È un miracolo. Ecco qua. Anima di mia moglie, perdonami. Ha la faccia del ragioniere Casoria. Perdona, la prima. Mi sente, va? No, perdona. Mi sente, va? Non fate così. Perdonami. Uno stufolato. Perdonami. Mi faccio subito. Perdonami. Cardù. Mi sente, va? Per carità. Cardù. Io direi di fare l'esperimento in quel bar lì, quello notturno. Sì. Spacciamo la prima 10.000 lire false. Sì. Sì. Andate. Come andate? Un momento, andate così. E tocca a voi. E in questa faccenda noi siamo consorti. Vabbè. Facciamo la conta a chi ci deve andare. Facciamo la così. Per lui, eh? Per i più giovani. Per i più giovani. Per me, per me, per me, per me, per me, per me. Sei. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sì. Ma scusate, come avete. Come avete contato voi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. C'è un errore. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tocca a voi. Scusate, hanno 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sentite, non mi fate arrabbiare. Arrabbiare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tocca a voi. Sentite, per piacere, io nell'avvertenza mi elimino. E per non c'entra più. Qui è fuori. Vabbè, e allora? Lo turco. 4, 1, 2, 3 e 4. Sentite, voi siete bravo tipografo, ma come contatore non valete niente. Abbiate pazienza. Era 4, 1, 2, 3 e 4. Tocca a voi. Scusa, 2, 3 e 4. Tocca a voi, andate, abbiate pazienza, dottore, brighiamoci. Io mi elimino. Abbiate pazienza. Mi eliminate. Si capisce. Allora rimango in gara solo io. Gesù. Andate. E ricordatevi di spacciare il biglietto falso, non quello buono. No, io a quello buono ci ho fatto una crocetta vicino. Non mi confondete. Andate. Violate, eh? Andate. Dunque, allora, vabbè, andate. Andate. Ma avete chiamato? No. Andate. Non mi chiamate. No, ma chi mi chiama? Nazionale esportazione morbide, per cortesia. Ecco qui, 5 esportazioni morbide. Fiammiferi, per favore. Pronti. Me le volete cambiare con più morbide, per cortesia? Più morbide. Tre toscani. Tutte morbide. Ecco qui. Tre toscani. Queste sono morbide. Grazie. Lei che vuole? Che vuole? Tre toscani. Mi ricresce, i toscani sono finiti. Beh, e allora mi dia una saponetta. Saponetta? Palmolive? Sì, palmolive, bene. Ecco qua, palmolive. Grazie. Un momento, Ecco qua. Ecco qua, 10.000. Grazie. Buonasera. 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 Ah, senta, lei? Ho trovato un sigaro toscano. Beh, non fa niente, grazie. È meglio che non fumo. Buonasera. Buonasera. Dei cerini, per favore. Deciso. Un bel guardaroba fornito. Bene. Tutto a doppio.
due vestiti, due camici, due collette, due cravatte, due pantofole, due cinte, due calzoni, due mutande, due fazzoletti, due scarpe e un bel cocomeri americano, di capello. Cocomeri? Di capello, col cappuccio, americano. Americano, col cocomeri. Ma che ci sono i cocomeri americani? E come ci sono i cocomeri americani? E l'hanno portato loro, da lì, adesso li fanno anche qui. I cocomeri? Quello col cappuccio, che quando fa freddo, io me alzo sotto al portone. È vero, me l'alzo e sono incappucciato. Ho capito, i Montgomery. I Montgomery, sì, quelli a tre quarti. Sì, quelli con i calamari. Con i calamari, bravo. Sì. E le scarpe. È l'unica cosa che ci tengo, le belle scarpe nuove. È la base. Bella, sapete, quella là... Con lo scrocchio. Ecco, Ti chiacchia. Danno importanza. Ecco. Avete deciso qualche cosa per quest'estate, no? Sì, io già ho deciso. Prendo mammina e vado a fare il pellegrinaggio a Gerusalemme. Terra santa. No, io vado a Monte Carlo. A Monte Carlo? Monte Carlo. Monte Carlo. E dove resta? È nella Francia meridionale, nella Costa Azzurra. Un posto meraviglioso. C'è il casino. Cosa c'è? Casino. E c'è bisogno di andare a Monte Carlo, scusate. Ma a giocare. Come hai capito. Chi è? Vigilanza notturna, chi c'è dentro? Sono io, la Turco. Sto facendo un lavoro straordinario. Ah, signor Lo Turco, sentivo dei rumori, buonanotte. Buonanotte. E qui bisogna mettersi a lavorare, sì, don Antonio, sì. Se no il nostro progetto è Monte Carlo e Gerusalemme liberato, qua se ne va in aria, sì, lavorare. Lavorare, sodo. Sodo. Su, andiamo. Tocca accompagnare nostra sorella a Milano. Nostra sorella non può andare sola. Accompagniamo. Piuttosto ci vorrebbe qualcuno che ci mettesse a giorno. Per andare a Milano non è una cosa semplice. Qualcuno? E io allora qua che ci sto a fare? Tutti mi chiamano il milanese. Mezzacato, ma parliamoci chiaro. Voi siete stati veramente a Milano? E come, non ci sono stato. Fatemi evitare, nel 31. Come dico io? Cavalleria. Mezzacato. E i milanesi, quando vi vedevano, che dicevano? Io dovevo. No, dico, quando camminavate per la strada. Beh, questo tipo è straniero, va. Ma per carità, sì. Ma no. Chi si andavano ad accorgere di me a Milano? Ma voi non avete idea di Milano che cosa sia? Parlano. Ma Milano è una grande città. Camminano come noi. Camminano? Ma c'è un traffico enorme. Anzi, vi dovete stare accorti, No, attraversare una strada è una cosa pericolosa, sai. E chi attraversa? Chi si muove, per carità? Certo, non è una città, vero, il clima non è come qui da noi. Lì è un clima più rigido, vento, neve, freddo, le bufere. Le bufere? Ci sono? Le bufere? Come? Sciolte. Sì, bufere. Per la strada? Per la strada. Per la strada, per tutto. Entrano nei palazzi, salgono le scale, che ne so? Acqua, vento e nebbia. Nebbia. Questa è la mia impressione, tutto ma la nebbia. A Milano quando c'è la nebbia non si vede. Perbacco. E chi la vede? Cosa? Questa nebbia, dico. Nessuno. Ma dico, se i milanesi a Milano quando c'è la nebbia non vedono, come si fa a vedere che c'è la nebbia a Milano? No, per carità, ma quella non è una cosa che si può toccare. Diciamo, non si tocca. È una cosa che non si tocca. No, io adesso, a parte questa nebbia, io non la tocco, per carità. No. Ma adesso se noi dobbiamo incontrare a nostro nipote, questa cantante, come li vediamo? Dove li troviamo? Già, non ci avevo pensato. Ma che è facile, la cantante, quella c'ha il nome sul manifesto. Hai capito? A Milano, quando c'è la nebbia, mettono i nomi sui manifesti.
Dice, chi mi vuol trovare? Io sto qua. Ah, ok. Le segnalazioni. Vedete il nome della cantante, della teatro. Ma come si chiama questa? Mi sono segnato. Ma si può sapere che c'hanno da ridere? Chi? Ridono, e per forza. Tu ti sei mai visto nello specchio? Vero Peppino, tu, vestito da milanese, sei ridicolo. Ah, perché tu no? E che c'entri, io ci ho voluto io. Intanto, mezza capa, disse che a Milano faceva freddo, che c'era la nebbia. E beh, e dove sta questa nebbia? Ma scusa, come disse mezza capa? Quando c'è la nebbia, non si vede. La nebbia c'è e non si vede. E non si tocca. Intanto io sento caldo. Ma non dire sciocchezze, a Milano fa freddo. Eppure io sento caldo. E sarà un freddo caldo, che vuoi dire? Un freddo caldo. Andiamo all'albergo, io non ne posso più, mi sento morire dal caldo. Andiamo all'albergo, così di questo caldo io non lo sento. Ah, non lo sento? No, a Milano non può fare caldo. Va bene. Questo è il vino. E l'olio. Allora. Mutande. Dammi. E pane. Oh. Peppi, attacca sta caciotta. Questa è la pasta. Pasta bianca. Che dici, basterà per 3 giorni questa pasta? Speriamo. Sono 4 chili. Basta, sì. Peppino, dammi la valigia della biancheria. La biancheria l'ho già sistemata io. Il ritratto della buon'anima di mio marito. Sta là. Ecco qua. Qui che c'è? Qua c'è la biancheria. Ma che biancheria? Che biancheria? Dai, aria, su. Aria! Camminate per la stanza! Aria! Show! Ma pare che non c'è nient'altro da mettere a posto, vero? No. Dico io, adesso che stiamo a Milano, finalmente, vogliamo andare a vedere questo famoso Colosseo? Ma che Colosseo è Colosseo? Voi dovete pensare a sistemare la faccenda di mio figlio, Colosseo. Quella, come vi ho detto, la sistemo io. Modestamente io vado a parlare alla ragazza, alla due parole che... Ho detto tutto. Ma che ho detto tutto? Ma che dici tu, questo ho detto tutto che non dici mai niente? Oh, cosa credi? Metti a posto là con due parole. Ma che ti sei messo in testa? Cosa credi che una donna così, quella? Quella è una donna di alto bordo. Là ci vogliono soldi assai. E fortunatamente i soldi l'abbiamo portato. Li ho portati. Li hai portati. Hai portato quel cestino? Noi facciamo una cosa, in quel cestino ci mettiamo tutti i soldi dentro. Poi ci scriviamo una bella lettera di accompagnamento e ce la portiamo. Uè, io voglio venire con voi. No. Tu vatti a riposare che sei stanco. Vatti a riposare, Lucia, vai. Su. Lucia, vatti a riposare, lascia fare a noi che siamo uomini. Lucia, siamo uomini, noi non siamo uomini. Siamo uomini. No. Allora, i fratelli tuoi, che sono venuti a fare? Giovanotti, carta, calma e pinta, su. Allora, scriviamo. Hai scritto? Un momento, no? Ecco, in Gesù. Carta, calamare e P. Oh. Ragazzi. Oh. Signorina? Signorina? Dove sta? Chi è? La signorina. Quale signorina? Hai detto signorina? È entrata la signorina. Avanti! Animare, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Oh. Signorina! Non era buona quella signorina. Meglio. Signorina, veniamo noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi. A dirvi una parola. Che? Uno, quando? Che? Uno che? Uno che? 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 Scusate se sono poche. Che? Scusate se sono poche. Ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno una parola
quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche. Una grande? Come voi ben sapete. Voi. Punto. Punto. Due punti. Ma sì, fai vedere che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum. Questa moneta servono. Questa moneta servono. Questa moneta servono che voi vi consolate. Oh, scrivi presto. Con insalate. Che voi vi consolate. Avevo capito con l'insalata. Voi vi consolate, non mi fa perdere il filo, che ce l'ho tutta qui. Avevo capito con l'insalata. Dai dispiacere. Dai dispiacere che avreta. Che avretta. Che avretta. E cioè, è femmina, femminile. Che avretta perché? Che? Perché? Non so. Che non so? Perché che cosa? Perché chi? Perché qua? Perché? Ah, perché qua? Capite perché? Perché qua? È aggettivo qualificativo, no? Beh, io scrivo. Perché dovete lasciare nostro nipote e gli zii che siamo noi medesimo di persona. Ma che stai facendo una faticata, si asciuga il sudore? Che siamo noi medesimo di persona, vi mandano questo. Questo. Perché il giovanotto è studente che studia, che si deve prendere una laurea. Laura. Laura, che Laura. Deve tenere la testa al solito posto, cioè... Cioè? Sul collo. Sul... Punto, punto e virgola. Punto. Punto e un punto e virgola. Troppa roba. Salutà, lascia fare, che dica che noi siamo provinciali, siamo tirati. Ma è troppo. Salutandovi indistintamente. Salutandovi indistintamente. Sbrigati. Salutandomi indistintamente i fratelli Caponi, che siamo noi. Questa apri una parente. Apri una parente, dici, che siamo noi, i fratelli Caponi. Caponi. Hai aperto la parente? Chiudila. Ecco fatto. Vuoi aggiungere qualcosa, tu? Ma io sì. Niente. Senza nulla a pretendere non c'è bisogno. In base in data odierna. Ma che la poi si capisce. Si capisce. Piega i lembi. Allora. Svelto. Ecco fatto. Chiudi. Andiamo. Ecco fatto. Lucia, noi andiamo. Noi usciamo. State attento, Apri. Che sarà il municipio? Come municipio? Fai tu che dici? Questa deve essere la Scala di Milano. E dove sta? La che? La Scala. Starà dentro, no? Ah, è bello, sembra vero. Come sembra vero? È vero, questo è uno stile etrusco. È un mezzo vano. Un mezzo vano. Mezzo vano. E invece ci credi, sto paese è così grande che io non mi raccapezzo. Ma come si fa? Bisognerebbe trovare qualcuno, che so, per sapere l'indirizzo di questa Marisa Floriano. Dove andiamo a quel militare là? A quello. Ma che sei pazzo? Quello deve essere un generale austriaco, non lo vedi? Va bene, siamo alleati. Siamo alleati? Già, è vero, siamo alleati. Siamo alleati. Andiamo. Vieni. Scusi. E scansati. Scusi, lei è di qua? Dica. È di qua? Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco. Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? E ci parlo io. Perché tu parli? Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, excuse me. Sai che? Bitte schön. Noio. Sai che? No. Ha capito? Capito. Dopo ti spiego. Noio. Volevant savoir. Noio volevant savoir l'idris. Yeah. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Parla italiano! Parla
italiano! Ah, complimenti! Complimenti! Parla italiano, bravo! Ma scusate! Dunque... Ma dove credevate di essere? Siamo a Milano, qua. Appunto, lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare... Andare. Dove dobbiamo andare. Andare. Per dove dobbiamo andare. Andare. Sa, è una semplice informazione. Sentite. Sì, sì, signore. Se volete andare al manicomio... Sì, signore. Vi accompagno io. Sì, signore. Ma guarda un po' che roba. Ma da dove venite voi? Dalla Val Brembana? Non ha capito una parola. Sai che facciamo? Questa è la piazza principale. Sediamoci qui, quella qua passa. Ma che sei pazzo? Che ti credi che è un paese? Questa è una grande città. E allora come facciamo? Vieni con me, ci penso io. Vieni con me. E là, che è quello? E quello sarà un arco di Tito. Non è pericoloso. Ma che è pericoloso? Così alto. Anche lei? Sì, Antonio. Sotto terra. Allora siamo morti. Ma no, aspetta, accendo un fiammifero. Ma questa è una tomba. Allora siamo defunti. Ma no, una tomba antica. E allora siamo morti da un pezzo. Infatti, io sentivo un puzzo. Guarda, una porta. Porta. Oh, che magnificenza! Ma questa è una necropoli! Una necropoli? Speriamo di incontrare un necropolitano che ci dica dove dobbiamo uscire. Guarda! Il gatto! Il gatto! Anche! Atlas! Forse tu non lo sai, Antonio, ma il gatto è il simbolo dell'antico popolo atlantico! Capisci? Atlantico! Ma che se non lo so! Ma come si fa a non saperlo? Lo sanno tutti! Ne parlano tutti! Il gatto atlantico. Ma no. Come no? È così, creda a me. Ma che bel gatto. Guarda, c'è anche la ciotola per le offerte. Trippa? No. Occhi. E vabbè. Occhi nemici. E vabbè, giovedì occhi nemici, sabato trippa. Siamo tra le rovine di Atlantide, l'antico continente che univa l'Africa con l'America. E mezzo al mare. Guarda! E questi cosa sono? E saranno i padroni del gatto. No, sono statue d'oro. No, no. Questo è dorato. E perché? Non vede che faccia da falsa che c'è questo? Antonio, nascondiamoci. Marchese! Vieni! Non sono io, Marchese. Sì, aiuto! Zitto, si nasconda, si nasconda. Chi era? Ma. Aveva la maschera d'oro. Maschera d'oro? Aiuto! L'avete vista? Chi è? Io sono un uomo morto. Lo vede, Marchese? E lei insiste a dire che qui c'è della gente viva? Io sono morto per il mondo, vivo solamente per lei. Per chi? Per chi? Per Antinea, la regina di Atlantide. È bellissima. Voi non l'avete vista perché ha la maschera. E sapete perché ha la maschera? Sarà carnevale. No. No, perché la sua bellezza è fatale. E chi la guarda si innamora di lei.
diventa pazzo. Pazzo! Come me! Si vede che sono pazzo? No, per carità! Ma che... Eppure lo sono. Sì. Ma non si può vivere senza guardarla. Già. Non si può guardarla senza toccarla. Già. Non si può toccarla senza cosarla. Senza morire. Andiamo via, torniamo su. È meglio già reperire che i matti morti. Io ho molto presentimento, signor Marchese. Andiamo via, mi stia vicino. L'unione fa la forza. L'unione fa la forza, mi stringa, sì, così, no, è troppo forte. Lasciatemi sola. Meno male, così me lo vado anch'io. No, voi dovete rimanere. Voi sapete chi sono io? Sì, sei Antinea, regina delle Atlantide. Ti hanno parlato di me. Che cosa ti hanno detto? Che sei bellissima, ma non ci credo. Perché? Perché una donna bella non copre il suo volto con una maschera brutta e raggia. Vuoi vedere il mio volto? E perché no? Te ne pentirai. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Che cosa ne dici? Che sei la più bella donna che abbia mai visto. E tu? Ti sembro bella? Urco can! Allora ti piaccio? Molto, moltissimo, più forte di me, mi piaci. Peccato, perché a me tu non piaci. A me piace lui. Io? Sì, tu. Lui? Sì, e sarai mio. Ah no, questo non lo permetterò mai. Ma scusi, Marchese, se lei ci sta, Vada a togliere quello che fai. Ma io non faccio niente, lei che fa? Io ti amo, straniero. Mi ama? Tu sei l'uomo che dividerà con me i tesori di Atlantide. L'uomo che salirà al mio fianco sul trono dei miei padri. Vuoi? Ma certo, io salirò sul trono di tuo padre, sul trono delle tue madri, dei tuoi fratelli, i cugini, i cognati, gli affini, i collaterali, fino al settimo grado! Ah! Ma scusi, Marchese, perché lei si arrabbia? Non è innamorata? Non lei non è innamorato di Lulù? Chi è Lulù? Io non conosco nessuna donna all'infuori di questa! Ah, anche impunito. Signor Marchese, con tutto il rispetto parlando, questa donna me la pappo io. Lascialo, Antonio, io ti ammazzo! Ah sì? Ah sì? Scusa, bellezza. Tu qui sei la regina? Sì, e tu sarai il re. Ma sono un re di quelli che comandano qualche cosa o sono un re di quelli che non contano niente? Sei il padrone assoluto. Padrone assoluto? Padrone assoluto? Ah sì, ah sì! Signor Marchese, con tutto il rispetto parlando, adesso l'arrangio io. Scusi, eh? Armigeri! Conducete quel signor Marchese al fresco. Scusi, Obbedite. Lasciatemi! Lasciatemi, te la farò pagare! Gli ho 8 giorni! Gli 8 giorni, no! Gli 8 giorni! Sì, io però intanto adesso mi faccio le 8 notti. Finalmente soli. Finalmente soli. Lo sai che sei molto bello. Mi vedi adesso? Dovevi vedermi quando io avevo 3 anni. Avevo i capelli lunghi così. Tutti mi pigliavano per una femminuccia. Ho baciato più di 1000 uomini. Beh, non importa. A me il passato di una donna non interessa. Cosa vuoi? Io sono un uomo di mondo. Ma non ho mai incontrato un uomo come te. Oggi? Ho paura. Ma di che? Che paura? Un pezzo di regina come te paura? Ma falla finita. Ho paura di innamorarmi. Cara, baciami. Scostati, sei impuro. Devi purificarti. Ancelle. Portatelo di là e acconciatelo per le feste. Dico, ma non facciamo scherzi, Stai tranquillo. Profumatelo e vestitelo.
per il rito d'amore. È per questo. Ciao. Ragazze, lamentatevi. Che dolore, che dolore. Ma che è successo? Leggi, leggi. Seconda pagina, interno 5. Interno 5? Sì, quinta colonna. Che c'è? Cognata mia. L'onorevole Giolitti dichiara alla Camera che con gli ultimi stanziamenti non vi saranno più allegamenti del Polesine. Sotto Giolitti, guarda, che c'è sotto Giolitti? Sotto Giolitti. Sotto Giolitti, acqua Chinina Micone. No, nemmeno la Chinina Micone, guarda, sotto la Chinina Micone. Ma sotto dove? In fondo. Munita dei conforti religiosi, si è spenta ieri Angelina Marchi. Ne danno straziati notizie alla figlia Patrizia e l'amico devoto Ottone degli Ulivi. Detto Zazà. No, non c'è. Lo sanno tutti, lo sanno. Mi piangi del collo, mi piangi. Ottone, ma è lei? Lei. Ottone. Beh, via. Non si lavora oggi, Si chiude per rotta. Condoglianze, signore. Grazie, pure a te, figlia mia. Pure a te, figlia mia. Ottone, Ottone, coraggio. Ma dimmi, fratello mio. Che coraggio. Ma è quella lì che tu volevi sposare. Sì, sì. Oh. Ero pronto per riparare. Lassù non hanno voluto, lassù. E io sono rimasto solo in questa valle di lacrime a piangere, a pagare e a scontare. Ottone, la vita è come una cambiale. Hai detto bene, la cambiale, la vita è una cambiale. E io devo pagare, capisci? Devo pagare. Beh, Ottone, in quanto a pagare c'è sempre tempo. Però mica tanto, sai, mica tanto. Quanti fiori io porterò sulla sua tomba, quella bella tomba che io farò costruire per lei, tutta di marmo nero costosissima. Vai bene. Col tuo aiuto, si capisce? Con il mio aiuto? Sì, vabbè, va. Come sarebbe con il mio aiuto? Io ti ringrazio che tu, lo sapevi che tu mi aiutavi, lo sapevo. Ma io ti aiuto. Ma io restituirò, Io lavorerò, pagherò e spierò e restituirò. Sì, no, io restituirò, pagherò e spierò. Un momento, aspetta un po'. Perché per restituire bisogna che uno dia un prestito. Io il prestito non l'ho fatto. Pio, non vorrai mostrarti tirchio davanti al lutto di tuo fratello. Guarda qua. È questo. Ma scusa, se io morissi non mi faresti una tomba. Ma Luisa, ma si capisce, una tomba, una... Che bella idea che mi è venuta, che bella idea magnifica. A me se vengono così, le mannaggia, come vengono idee a me. Si potrebbe fare una bella tomba, ma grande, ma molto grande. Un tombone per tutta la famiglia. Ci andiamo tutto quanto dentro. Tu puoi inaugurarlo quando vuoi, io ho la precedenza. Grazie. Tu sei fratello, ho la precedenza. Io ti ringrazio. Ma tu non devi interessare niente, penso tutto io. Io parlo con gli ingegneri, con l'architetto, con i muratori. Vuoi vedere il progetto? Vuoi vedere il progetto? Ti faccio vedere il progetto. Ma che progetto? È un progetto. Guarda qua. È un progetto. 8 colonne. È un'esagerazione, questo è il foro Traiano. Ma l'importanza del monumento, capito? L'importanza. E questa folla? Questo è Lanzoletti, puttini, capite? Puttini. Puttini? Sì, perché ogni colonna mettiamo un puttino. Un puttino la colonna un puttino. E in mezzo una bella donna che rappresenta il dolore. No, il dolore. No, non c'entra. No, c'entra, si avvalgano le colonne, la facciamo entrare, capito? Questa qua cos'è? 1, 2, 3, Ah, sì, 4, uno scalone. 5, un bello scalone, 70 scalini, molto bello. 70? Sì, importante, questo scalone in fondo che va a finire, capito? Ma che hai fatto il Campidoglio? No, perché? Ma troppo, ma come uno va lì a piangere, col pianto in gola, uno si mette a fare 70 scalini. Ma scusa, te che te frega, tu li fai da morto, tu li fai da vivo. Hai capito? Frega, perché io non sono morto, io sono vivo e devo salire da vivo, non da morto. No, i vivi aspettano giù, hai capito? No. Allora mettiamo l'ascensore, Questi che sono? Archi. Archi? Archi di trionfo. E ma che hai fatto il Colosseo? Il trionfo della morte. Sotto passano le bare, capito? Importante. Mamma mia. E questo quadrato? Sì, questa è la mia trovata, una piscina. La piscina? Piscina, sì. Nella cappella la piscina? Sì, ed è stata, fa caldo, uno sta lì, sta così, insomma, a un certo momento si spoglia, fa un bagno, un tuffo, capito? Quindi una granita, riceve qualche amico. Allora bisogna mettere un piccolo bar. Ma da.
E questa fossa intorno, che cos'è? Ah, questa è un'altra trovata mia, carina, ma te la spiego. È il muro del pianto, il muro del pianto. Ma dove stiamo? A Gerusalemme? Ma scusa, devi piangere, dove piangi? Vicino all'albero, io la guardi e dici... Ma piange, inginocchiato, in un posticino, davanti alla cappella. Ma che è? Il muro piano? Vabbè, sarebbe il muro. No, 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 qui non funziona. E poi qui ci vuole un preventivo fatto bene. E già ho fatto. La cifra, la so memoria, a memoria la so. E cioè? 638 lire, non ti puoi sbagliare. Un capitale? Un capitale. Ah, no, no, no. Lo ricaro, scuso ricaro. Per carità, per lo meno si fa a metà. E vabbè, facciamo a metà, vuol dire che caccio le mie 38 lire, buonanotte. Ah, tu te la cavi con 38 lire? Beh, io sono piccolo, insomma, che posto posso occupare io? Ti pare? E se non te l'abbiamo, ma faccio cremare, va bene, un bel vasetto di crema. Non puoi, un peccatore, tu sei cattolico, non ti puoi far cremare. Va bene, allora non dici che metterò da piede, ma che devo fare? Ma scusa, adesso il conto lo faccio io. Amica mia, a te vita maniglia, lavora anche senza spalle. Ma che scherziamo? La chiave dove sta? C'è... Per poco non mi spezzavo un dente. E che sei stato io? Perché ti le mani dappertutto. E che ne so che ci andava a avere sopra qui? I soldi di qua vieni, Beh, io non lo faccio per te perché hai preso qualche cosa. No, non ho preso niente. Apri la mano. Non ho preso niente. Ah, io lo faccio per quell'anima santa, la madre di Patrizia. Signor, vin dallo giardino ci sta una signora, dice di essere la madre della signorina Patrizia. Oui. Allora, non è morta, questa è viva. No, io allocco me l'ero creduto. Ma quando sei scemo, scusi che te lo dico, fratello mio, sarà un fantasma. Ma che fantasma, signor? Quella è di là in carne ed os. Anzi, più in carne che in os. Bugiardo. Che te devo dire? Sarà ingrassato dopo morto. Sei un mentitore, lo dico sempre io, ma tu te lo sposerai, vivo o morto, te lo dice tuo fratello. Ehi, fai passare la salma. Senza una tazzina di caffè, un bicchiere d'acqua fresca, ma che... Illuso, volevi il caffè? Mia moglie il caffè lo fa solo la mattina e quello sai, quello fatto con la cicoria. Mamma mezza mia, pazza. Che mentalità. Sei sparato tua moglie. Non ci per caso, non ci per caso, magari... Perché Ignazio? Il torchio. Oh, se vedi che sta facendo qualche rapimento. Sai come qui, in questo paese è una guerra, ogni tanto, pippa, sti banditi. È una cosa proprio. Perché non dice a Ignazio il torchio che ti rapisca tua moglie? Così te la togli di torno, non volesse, ce la parla più. Volesse il cielo, volesse, ma chi si chiude che se la piglia qui? Chi vuoi che se la piglia qui? Un'idea, ma un'idea magnifica. 8 giorni di Bagordi a Roma. Non ce li toglia nessuno. Però tu mi devi essere complice? Sì, così facciamo la fine di poco prima. No, ma facciamo la bella figura. Scherzi, non lo no, facci il complice. Non la voce! Non lo facci, accostati. Ah! Chi è? Che è successo? Il dito. E per forza. Tu metti la mano così, se tengono la mano così, io non lo so. Vorrei sapere dove devo andare. Dunque, l'altro. Di mano, vabbè, di mano. Parla. Per forza, sei tu che metti le mani si tengono così. Sì. Dunque. Parla di. Tu sai scrivere una lettera minatoria? Io so scrivere, ma non ho mai scritto al minatore. Che c'è il minatore? Al minatore che c'è? Minatoria, cioè una lettera ricattatoria. No, per carità, poi si riconosce la calligrafia. Già, questa è vero. Perché non la scrivi tu? Sei pazzo. Riconosco la calligrafia mia, vado a fare in galera. Ci devo andare io in galera. Vabbè, tu sei barbiere. Ma perché i barbieri vanno in galera? Possono andare. Ma che mentalità! Ma nessuno ha mai proibito ai barbieri di andare in galera. Vabbè, io non ci voglio andare in galera. Oh. E dimmi questo piuttosto. E allora? Senti una cosa. Sì! Ah! No, io me ne vado. Aspettalo un momento. Ce la lascia, sono in piedi. Sono un genio. Prendiamo dei giornali. Di giornale con la forbice, zac, 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 è fatto. Vieni con me. Ma sei incombrante. Fai attenzione. No, io me ne vado. Incombrante e rumoroso. Guarda, per un momento di... No, io me ne vado. Non lo faccio, complice, non lo faccio. Detto il torchio, adesso ci vuole una lettera O. O come Torino. O. Ma non c'è. Come non c'è? Non c'è. E non ritagliato 10, come non c'è? Lo so. Eccolo. Ce l'hai lì.
Ah, la cosa. Eh no, già c'è una cosa. Scusa, tu stai sempre con la testa avanti. Ecco, ecco. Aspetta, ecco. Aspetta, la vedo. Ecco, non molto. Dunque, una lettera Minadori che stava bene. Signora. Chi? Signora. Dove? Mia moglie. Dove sta la signora? Noi non ci conosciamo, eh? E pif. È andata via. È passata. Mia moglie. Ma chi tua moglie? Zitto. Ah no. Zitto! Dove l'hai vista? Ma non l'ho vista, io ho detto signora. Ma dicevo un occhio parolo. Facciamo lo spavento. Facciamo presto. Ma tu dicevi signora? Signora, siete quasi vedova. E lo sarete veramente se non porterete stasera stessa al pozzo dei rospi. Beh? Dei rospi? Cretino, ignorante. Rospi, con una P. Uno ce n'è uno. No, rospi è plurale, 2P, rospi, rospo è una, un rospo solo. Hai ragione. Beh, vabbè, quello poi sono banditi, sono ignoranti, poi prendo io la responsabilità. 5 milioni. E ti pare che io valgo 5 milioni? Beh, vabbè, lasciamo andare. Non valgo di più. Come lasciamo andare? No, no, ragioniamo. Assodiamo queste che ci tengo moltissimo. Ma che puoi assodare? Ma che valgo meno di 5 milioni? Non ti conviene. Ecco. Questo è il posto. Tu te nascondi la mia. Io passo, tantissime volte. Appena se lo vedo qua, tu fai mani in alto. Io alzo le mani e tu mica tu. Ma perché devo fare questo? Come perché? Per procurarci una testimonianza. Qualcuno che ci vede e dica, domani, sì, l'ho visto io. Il signor Antonio dà la vita ai banditi. Povero signor Antonio, come tremava. Ho capito. C'è gente. Facciamola c'è. Questo è il momento. Facciamola. Ti leggo di sicuro. È pronto? Mani in alto! Eccomi! Mani in alto! Eccomi, mira! Non ti può! No, ecco! Per Pasqua, pure sono carabiniere! Sono carabiniere! Questa è una volta buona, c'è gente. Mani alta! Sì, mani alta! Aiuto! Ti muore! La rivoltella! Che t'ammazza! Cretino, la rivoltella! Aspetta! Barbiere, la rivoltella! Mani alta! Sì! Cammino! Eccomi qua! Cammino! Sì, ci hanno visto, sì! Cammino! Sì. Cammino! E non passa così! Mamma mia! Smettila di piangere! Mamma mia, che paura, signora, ancora me lo vedo davanti agli occhi, quel brigante. Hai visto in che direzione sono andati? Non lo so, verso la montagna, tutte e tre. Tutte e tre? Come tutte e tre? Chi erano tutte e tre? Sì, lo padrone, lo brigante e lo somaro. Mamma, qua bisogna fare qualche cosa. Sì, fare qualche cosa. State zitti, zitti, non dite niente, silenzio, basta venire. Destino cane il mio. Una volta che eri prima ad avere una notizia, niente, non la posso mandare al giornale. Sei matto? Vuoi che quelli ammazzino subito mio padre? Appunto dico, non posso. Destino cane. Oh, no, per carità, non si può parlare. Vi ricordate il fatto del barone Cosimo l'anno scorso che fu sequestrato? I nipoti lasciarono trapelare qualche cosa alla polizia e che successe? Il giorno dopo erano eredi di 200 milioni, il poveretto era stato ammazzato, era stato ucciso, capite? Quei poverini rimasero senza lo zio, disgraziati. Disgrazia fino a un certo punto, signora. 200 milioni. Vabbè, ma insomma... Alberto. Vado io.
Signora, siete quasi vedova e lo sarete veramente se non porterete stasera stessa al Pozzo dei Rospi 5 milioni in contanti. Niente scherzi. Quando arrivate bendatevi la faccia, che meno vi si vede meglio è. Ignazio, detto il Torchio. Questo è il pozzo dei rospi. Qua debbono venire. Non ci sta nessuno. Ma chi è? Sto qua, chi è? Fanno animale. Quante bestie che stanno qua, quante bestie. Che specie di bestie stanno in mezzo a questo? Si avvicina. Quanti ne sono? Banditi. Voi chi siete? La setta del Torchio, siete voi allora? Io avevo portato i soldi, sì, e non mi potete far risparmiare qualche cosa. Ma io guardate che sono. Va bene, ma sì, ecco qua. Ho portato tutto, sta tutto là dentro. Mio marito, quando me l'ha dato adesso? Quando me l'ha restituito? Tra 8 giorni. Signore e signori, buonasera. Affidiamo alla televisione le immagini di questa nostra serata. Da questo momento entriamo in trasmissione televisiva diretta. Secondo le tradizioni del nostro tabaret alla moda della Belle Époque, eccovi un balletto di mezzo secolo fa. Polka! Polka!
Quando l'hai preso? Allora, sicuro? Sì, godi anche tu. Tango. A casa abbiamo degli altri, sai? Hai visto quando... Oh, ma signore, scusi tanto. Lui è sempre distratto. Stai con la testa nelle nuvole, stai. Signore, non fai fare certe figure, scusi. Non fai fare certe figure, non fai fare. Andiamo, andiamo. Andiamo, allora. Cosa fai? Sì, sì, dai, sì. Me lo scusino, signori. Ma che vuoi fare un duello con la gente, tu? Vuoi fare un duello? Cafone che non sei altro. Guarda come ti piedi, non metta gli occhi. Andiamo. Vai! Ecco, signori, da questa parte. Grazie, ecco che copri meglio. Prima io, scusi, giovane. Allora, ma dove sta? Con eleganza. Così, guarda come faccio io, guarda. Ma dove è che qui? Che è stato male. Tu dici che fai schifo. Poi, guarda chi c'è, la baronessa, quella... La lampa, la lampa, ecco. La lampa, la lampa. E vai, e vai. Bene. Bene, vai là, bene, vai là. Bene, vai là. Più gentilezza. Non ci sono. A Roma, eh? Roma, vero? Le vorresti conoscere? Sì, sì. Mi servo io. Cameriere? Garzò? Ragazza! Che ragazzo? Stai al negozio. Comandi, signore. Ma non so se le figliole possono... Ma lei tenti. Tenterà. Guardi, così lei tenterà meglio, eh? Oh, grazie, signore. Tenterò. E ne faccia buon pro, Fondati, sicuramente il ricco sono io, lui è sicuramente sfondato. Ce lo regalare un milione per uno? Un momento, un milione. Quanti ne siete? Otto. Ce l'hai 8 milioni di no, spicci? In questo momento no, però possiamo rimediare. Io ho un pacco di 800.000 lire. Ah, ecco. Fate 100.000 lire per una. 100.000 lire per ciascuno. Bravo, grazie. Prego. Oh, grazie. A chi le do il consegno? A me. Dopo, questa se la squaglia, Ma tu sei sposato? Sì, purtroppo sì. E com'è tua moglie? È più carina di noi? Ragazze, voi conoscete la peste bubbonica? Mia moglie è la peste bubbonica. Allora è brutta. È brutta proprio, non esageriamo, via. Brutta no, è racchia. E forse soltanto la racchiedine è antipatica, è avara, è tirata, è nevrastenica, si chiude tutto, si conserva i soldi. Non pensi che un giorno o l'altro deve morire anche lei. Ed io non vedo l'ora che crepa, perché quando crepa, io come marito consorte, è reddito tutto. Ora pensiamo a queste manicorie, facciamo un brindisi. Un brindisi! Il primo brindisi lo voglio dedicare a mia moglie. Moglie mia, io non so dove sei, ma ovunque tu sia... Io faccio un brindisi alla facciaccia tua. E alla salute mia! Alla salute!
La colazione del signor Marchese. Ultimamente, Battista. Grazie. E voilà. Una schifezza. Dobbiamo cambiarlo? E no. E perché? Non è il caso. Va bene così. Battista, andiamo. Ludovico, buongiorno. 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 Questo chi è? La nuova guardarobiera. Guardaroba? Guarda che roba. Sai chi sono io? Il maggiordomo. E sai anche che io sono sopra tutti? E che volendo? Beh, ne parleremo, eh? Battista, allò. La colazione del signor Marchese è pronta. Il signor Marchese non c'è. Può far banco? Non c'è. Battista, guardate sotto il letto. Sotto il letto? Non si sa mai. Non c'è. Non c'è? Avete guardato bene dappertutto? Sì, signor Antonio. Guardiamo un po' nei cassetti. Il signor Marchese in un cassetto? Non si sa mai. Se non c'è il signor Marchese, può darci che ci sia il suo portafoglio. Niente. Portafoglio? No. Non c'è? No. Mi dispiace. Mi dispiace che non ci sia il Marchese. Battista, ricordatevi, non restare soprattutto. Gatto, gatto mio, sei sveglio? La Marchesa. La tua bambina. Povera donna. Povera madre di un figlio tanto dissoluto. E pensare che è così esile, che un colpo troppo forte la schianterebbe d'incanto. Battista, andate. Lasciatemi solo con lei. Sì, signor Antonio. Povera madre. Gastone! Antonio. Buongiorno, madame la Marchesa. Dov'è il signorino? Antonio, cos'è quella faccia? Che cosa c'è sotto? Sotto il letto non c'è niente, Marchesa. Abbiamo visto nei cassetti nemmeno. Forse nell'armadio, ma non credo. Ah, basta. Basta. Ho compreso la triste verità. Gastone ha passato la notte fuori di casa con quella donna. Soffro. Antonio, lasciatemi solo. Come vuole, Marchesa. Come soffro. L'ho detto io che un dolore troppo forte l'avrebbe schiantata. La poltrona. Che dolore. Lo credo, Marchesa, lo credo. Che dolore. Lo so. Non avrei mai pensato di essere soffrire tanto. Mi convinco. Povera Marchesa. Mai. Povera Marchesa. Grazie, Ludovico mio, grazie, caro. Andiamo. Presto, chiudete la porta. Andiamo su, ragazzi. Il sale della Marchesa. Oh. Oh. Come soffro. Oh. Come soffro. Oh. Che dolore. Oh. Ha passato la notte con lui, con la calzonetista. Oh. Che schifo, Marchese. Quella donna l'ha stregato. Oh. È bella, sensuale. Oh. Procace. Oh. Antonio, tu andrai da lei. Oh, sì, subito. Un momento.
Sai quello che devi fare? Eh? Condurrai qui mio figlio. Oh. A tutti i costi. Gastone. Dove vogliamo arrivare? Giù! Dove giù! Dove siete? Uno sbaglio, Marchese. Giù! Antonio! Giù, Marchese. Una mano. Subito. Anche due, Marchese. Venga, adagio. 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 Grazie. Ecco fatto. Così. Ecco. Così, il braccio. Antonio, Marchese. Andate da lei, andate sì, da quella sgualdrina. Vado, Marchese. E conducete qui mio figlio. Subito, Marchese. Immediatamente. Immediatamente. Perché soffro. Io vado, Marchese. Soffro, troppo. Vado. Soffro. Soffro tanto. Antonio. Subito, Marchese. Gastone. Gastone. Lascia stare i denari che non è più. E stiamoci un po' attenti con questi ragazzini. Avete ragione, sono una peste. Ma lo sa lei che io ci perdo almeno un paio di centinaia di migliaia di lire all'anno con questi ragazzini? Al sabato, quando faccio cioccolata fontana, mi mancano sempre 3-4 mila lire. Perché? Il denaro che butto dentro la fontana è il suo paese. Si capisce? Questa è la famosa fontana di Treni. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette, cavaliere ufficiale Antonio Treni. Complimenti, Decio Cavallo. Come? Decio Cavallo. Avevo capito Cacio Cavallo. E un po', paesà, è un buon business. Ottimo, ottimo. I soldi nella fontana ce li buttano tutti. E poi ogni tanto l'affitto alle case cinematografiche, ci girano le pellicole qua. Ok. Scusa un momento, paesà, scusa un momento, qui bisogna stare con gli occhi aperti. Vuol dare qualche cosa per la Croce Rossa? Volentieri. Grazie. Grazie. Prego. Che cos'è? Mi sono fatto pagare i diritti di riproduzione. Quante? Ogni fotografia, 100 lire. Io ne ho fatte 3. 300 lire. Ma hai ragione, paesato. Sembra niente. Tre. Ma la mia fondana è fotografata un migliaio di volte al giorno. Fatto un po' i conti, paesato. Sono circa $160 al giorno. Proprio un bel business, ok. Di un po', chi l'ha fatto questa puttana? Ah, sì, un mio bisnonno. Bisnonno? Sì, sì. Fece venire apposta uno scultore dalla Svizzera. Ah. Aspetta, paesà. Qui dici che dallo scultore Bernini. Appunto. Siccome veniva da Berna, era piccoletto, chiamavano i Bernini. Sì, ho capito. Dimmi un po', paesà. Ci vogliono molto staff, cioè molti impiegati per mandare avanti questa fontana. Basta uno solo. Solo. Chiudo l'acqua, chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tu. Senti, io sono italiano oriundo. Ah. Ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business, sa. E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì, un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici, vicino all'acqua, Allora la compro io. Dimmi un po', paesà, quanto costa la fontana? Ma tu pagheresti subito? Certo. Con 10 milioni te la cambi. Ok, paesà. Complimenti, domani vieni al consolato americano e ti faccio trovare il contratto pronto e money, ok. E non mi dai una caparra? Quale caparra? Bravo Fitz, se nel frattempo viene qualcuno che se la vuole comprare, che fai? Io aspetto a te. Giusto. E quando? Mezzo milione. Ah no, sono troppo mezzo milione. Ti do 100.000 lire. Ma che sei pazzo? 100.000 lire per una massa d'acqua di questa portata. Oh, ma che in America così fanno gli affari? Posso dire? La mi scusi. Chi è mica lei, cavaliere Antonio Trevi, famoso proprietario della famosa fontana omonima? Per l'appunto. Oh, la mi stia a sentire. Io sono incaricato da una grande casa cinematografica americana, di cui non posso fare il nome per ovvie ragioni, la quale, dovendo girare un film storico o la fontana dentro, sa come sono fatti gli americani? Sono spendaccioni, la vorrebbero comprare. O se lei è d'accordo, io ho il mandato in borsa, e che ne dice? Scusi, ma lei chi è? Non mi sono presentato. No. La mi scusi. Io sono il ragionier Girolamo Scamorza. Girolamo? Scamorza. Cara Scamorza, mi dispiace, ma io sono in trattativo con quest'altro Scamorza e capirà. Prego, Decio Cavallo. Già, Cacio Cavallo.
Sa, difatti sono prima io, vero? Sì, va bene, ma se non sbaglio il signore parlava di trattative. Il che significa che l'affare non l'avete mica concluso. No, come non è concluso? Gli stavo dando pure la caparra. Ah sì? Gli stavi dando la caparra, ma non gliel'hai data. Oh bella, io gli do il doppio della tua caparra. Quando gli davi te? 100.000 lire. Un momento, io non ero mica d'accordo. Ma non eri d'accordo? No. Bene, allora io gliene do 200. Ah sì? Allora io do 300. Ah sì? E via, stammi a sentire. Tu non mi farà ingrullire, capito? Io sai che faccio? Che fai? Gli do 400.000 lire e l'affare è concluso. E sai che faccio? Gli do 500.000 lire e l'affare è concluso. Tiene. Ah sì? E che tu dici, te? Che tu dici? Che Dio. Io glielo accetto. Il provolone mi ha dato le 500.000 lire, l'affare è fatto, non si riesce più. Arrivederci. Hai fatto l'affare con lui. Ovvio. Ma hai fatto arrabbiare. Me vuoi ingrullito, capito? Me vuoi ingrullito. A me non mi importa arrabbiare, capito? Guarda un po' di stagione. Ma consolato, sa? A mezzogiorno. 3-5. Aspettami. Sì. Non mancare. No. Ciao, Gorgonzola. Ciao, senti voi. Poi a domani. Sì. Goodbye. Sì. Aspetta, Vedi, ragazzi, lascia stare i soldi, sa? Cominciamo presto, cominciamo! Via, via! Oh, di un po', quanta fotografia hai fatto? E a te che te frega? Ne ho fatte quattro. Ma perché? Chi sei? Mi devi dare 400 lire. Ma che c'è le pigne? Ma chi sei? Il proprietario della fontana. Ma vedi, no, te ne parlo. Ma falla finita, bravissima! Cosa c'è, cosa c'è? Questo signore non vuol darmi i soldi delle fotografie. Un momento, calma, signore, ma lei chi è? Sono il proprietario della fontana di Trento. Ah, lei è il proprietario? Proprietario. E vuol dire che adesso sistemeremo ogni cosa, eh? Ma subito! Intanto incomincia a camminare, sì, eh? Sì, ma subito, prego, se lo prende l'abitudine, se lo le mani da rosso, non fa cazzo, devo dirvi che davanti alla mia casa non voglio che si lavino e si sciolinino questi panni sporchi e puzzolenti. Ehi, come la fate lunga? Lungo o corto sono affari miei. Come se questa baracca fosse Palazzo Reale. Non è Palazzo Reale, comunque è la casa di due gentiluomini. E vabbè, ma perché la mortifichi così? Povera donna, da una parte deve sciorinare, no? E deve sciorinare proprio davanti alla mia casa. E dove deve farlo? Non voglio interferenze. Qui comando io. Sono o non sono il padrone di casa? No. Come no? Il padrone di casa è il cavalier Terlizzi e sta dentro. Senti, senti, questo è bello. Mi sta aspettando da un'ora ed è arrabbiatissimo. Oh, senti quest'altra. E ha detto che questa volta non se ne va se non gli pagate l'affitto. Ma tu stai sentendo? Ho sentito, che sono sordo. Allora, come facciamo? Scappiamo? No, che scappiamo, eh? Bisogna affrontarla a qualunque costo. Il toro va preso per le corna. Già, questo pure bene. Buona donna. Buona donna, sapete se il padrone di casa c'ha le corna? Fa affari suoi. Ma vuoi smettere di scherzare, sì o no? Smettila una buona volta. Ma tu capisci la situazione, io sono rammaricato. Ha detto proprio che non se ne va. Beh, ma questa volta è inutile che te rammarichi, non è il caso proprio. Abbiamo l'incasso della vendita della fontana di Trevi, no? Già. Lo paghiamo con questo. Ma che sei pazzo? Perché? Oh. E perché? Quel denaro corre per mia figlia. Ah, già. Come facciamo? Un'idea. Ho trovato. Gaidro. Ho trovato, magnifica. Usiamo lo stesso sistema che abbiamo usato per il padrone di casa di Milano. Bellissimo. Ti ricordo che funziona bene. Funziona magnifico. Mi vado a preparare. Vai. Buona donna, lavate pure. E se il caso non fate complimenti, sciorinate. E là! Ma che bella sorpresa, vero? E chi se l'aspettava? Io stavo in pensiero, era un pezzo che non ci vedevamo, è vero? E invece eccomi qui, sono due ore che l'aspetto. Oh, quando mi dispiace, se l'avessi saputo sarei venuto prima. Comunque, si accomodi. Sono già accomodato. Ah, già, è vero, che stupido. Comunque allora si scomodi, faccia il suo comodo, faccia conto di essere in casa sua. Ma sono in casa mia. No, un momento, adesso ce l'ho in affitto io e ci convivo da diversi mesi col mio babbo. Da 9 mesi? Oh, tanto quanto mi dovete per l'affitto. Ma questa volta sono venuto io invece del mio amministratore. Ma perché ha voluto incomodarmi? Perché mi dovete pagare? Ma non posso? Come? Io sono a carico del mio babbo. Alla sua età? E sono minore. Se lei è minore, suo padre che cosa sarà allora? Maggiore. Come? Maggiore di per sé ieri a riposo. Ah sì? Sì, sì. E dove? Dove si trova adesso questa maggiore? Gliel'ho detto, a riposo. In questo momento sta riposando, sta a lungo sul letto. Allora lo chiama, altrimenti lo chiamo io, maggiore! Non strilli così che lo spaventa, poverino. Ma è stato poco bene, sa. C'ha avuto il morbillo. Morbillo? E anche gli orecchioni. A proposito di orecchioni. Dica. Lei li ha avuti? No, io no.
Eppure me l'avevano detto. Chi gliel'ha detto? Sua moglie. Mia moglie. Oh, babbo, babbo, babbetto, babbuccio, babbo d'oro. Ho sentito, l'ho sentito. E dammi il tempo, no? Porco d'una mitraglia. Avanti, cos'è che vuoi, piccolo discolo? Babbo, c'è questa specie di signore. Vabbè, come sarebbe? Il padrone di casa. Ah, io odio i padroni di casa. Anche io, ma vuol parlare con te, dice che c'è un equivoco. Bene, me lo cucino io. Sì. Poi, vi lascio soli, eh? Vai. Scusa, vai. Vai, fanciullo, vai. Maggiore, lei mi deve 9 mesi di pigione e l'affitto di questa casa. Ma lei c'ha le pigne. Io? Semmai mia figlia glieli deve dare. Io sono a carico di mia figlia. Ma come suo figlio è a carico suo e lei è a carico di sua figlia? E non ci faccia caso. Ci carichiamo e ci scarichiamo a vicenda. Siamo o non siamo in democrazia? Diamo lei un maggiore riposo. Avrà una forte pensione. Oh, magari. Non me ne parli. Maggiore. Mi scusi. Ho fatto domande contro domande, non mi hanno mai voluto riconoscere il grado, figli di una biondiera. Ma lei non è maggiore dei bersaglieri? Come no? Ho 7 fratelli di famiglia, tutti bersaglieri. Io sono il più grande e quindi sono il maggiore dei bersaglieri. Allora anche lei è un morto di fame? Nulla, tenente. Ma non era maggiore? Ho detto nulla, tenente, non tengo niente. Papi! La mia piccola Lola! Disturbo? Affatto, figliola. Ma chi è questo bel signore? Oh, troppo buona, signorina. Prego, signora, sa? Tenga. Ma che labbra calde. Sa che ho sentito una specie di brivido blu? Oh, signora, io sono il padrone di casa. Ma no. Sì. Lei è il padrone di casa? Così giovane. E poi va in giro in borghese. Babbo. Bimba. Ma tu non dovevi andare a fare quella cosuccia? Sì, sì, figliola. Vado anche perché il signore vuole restare al rapporto con te, eh? Oh, io ci sto. Sì, sì. Mi raccomando, figliola, ricordati che l'onore della nostra famiglia è nelle tue mani. Sì, papà. Ricorda che sei figlio di cotanto padre. Sì, papà. Ricorda la battaglia di Portavia. Ricorda le 5 giornate, ricorda la Marmora. Sì, papà. Attenti! Riposo! Attenti! Conosci ostacoli. Che uomo. È un bersagliere. Ma che facciamo? Stiamo qui così. Mi dia la manina. Oh, acceccia qua. Acceccia qua. Signora. Prego. Grazie. Così. Ah. Contento? Sì, signora. Sì. Permette che mi seguo vicino a lei. No, il mio cappello, signora. Dov'è? Qui. Scusi. Prego. Scusi. Prego, signore. Oh. Permette che mi do un po' di cipria? Prego. Faccio il naso lucido. Sa, questi nasi. Lo trova grosso? No, signore. No, Le mie amiche mi dicono che c'ho un nasone, ma l'invidia. Mi do un po' di cipria, sì. L'ho sporcata. No, signore, è un piacere. È un piacere, scusi. Signora, veniamo al dunque. Io ho bisogno dei soldi. No. Non parliamo di soldi. Anch'io se ne ho bisogno. Sì. E tanti. Pensi. C'ho mio marito disoccupato. Oh. E i bambini, e i bambini. Lei ha figli? Io no. Vedete i bambini? Beh, verranno, no? Sono appena 10 anni che sono sposata. Oh. Mi dia tempo. Non so mica fiaschi che si abbuffano. C'ho tutto sulle mie spalle. Sì. Povera donna, ho tutto sulle mie spalle. Guardi che spalle. Sì, vedo. Guardi che spalle. Vedo. Tocchi. No, signora, perché? Ma che fa? Non mi guardi così. Oddio, lei mi fa un senso. Mi fa un senso, con quegli occhioni. No, lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Ma che gli fa le donne lei con quegli occhi? Ma che le fa le donne con quegli occhi? Con quegli occhi? Ma che gli fa? A che gli fai? Scusi, sai, sono superante. Sì, signora. Signora, non faccia così perché io sono fatto di carne. Anch'io sono fatto di carne. La mia carne urla. No,
No, no. No, non è colpa mia la carne. No, 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 signora, non mi provochi, perché io sono un uomo. Anch'io? Anch'io dico sono debole, sa, sono debole. C'è signora. No, no. Mi chiami signora? Signora. Mi chiami Lola? Lola. Ti piace? No. Mi chiami Lola? Lola. Anzi, Lolita. Lolita. Chiami Lolita. Lolita. Ti piace Lolita? Sì. E che gli fai, Lolita? No, niente. E che gli fai, Lolita? E flagranda adulterio vedrai! Sì, lo son tutto mio marito! Sì. E tu donna fedegafa! Cornudo la pagina! Bada, Santuzzo! Schiavo non sono di questa vana tua gelosia! Non cantare! Scansati! No. Te scanso! Oddio! Hai il voglio! No, no. O sangue suo mai a vivere! No. E tu, cosa vedosa! Buttate te tattore in buttate te. Portate il dottore in casa mia! Ma che cosa hai detto? Che cosa hai portarsi il disonore in casa mia? No, no, io non l'ho neanche toccato! No! Ti toccò! Sì, diciamo la verità, mi toccò! Ah, toccato! Non l'hai toccato! Non vai ammazzare! No, no! Spogliati! No! Nudo te voglio ammazzare! Riesci a ammazzare! No! Te voglio ammazzare! No! Le soffese se lavano col sangue! No, col sangue, no! E come lo vuoi lavare? Col sapore! Fobbia! No, 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 io vi regalo i 9 mesi di prigione che mi dovete! 9 mesi, valgo così poco io! Santuzzo, ammazzalo. Hai sentito? Vai a ammazzare. No, no, no. Un anno. E a poco? Ammazzalo. 2 anni. E a poco? Ammazzalo. 3 anni. Ammazzalo. Che dici? Un triennio? Sì, sta bene. Sì. E allora te lo spargo. Vado. Sì. Ma va bene sopra. Che non ci mettere più bene in casa mia. Se ne vado. Signore. Va bene. Non c'è da averla quella. Va bene. 3 anni, non ti faccio più. Va bene. Va bene. E anche questa è fatta. Aspetta un momento, guarda un po', questo mi ha sbagliato le misure. È mai possibile che in 2 giorni mi sono dimagrato così? Oh, mi ha fatto un givet a 3 piazze, una giacca a 3 petti. Ma avanti che stai benissimo, e sbrigati che fra mezz'ora c'è la funzione, andiamo! Ma dove vuoi andare? Io così posso andare solo a circa questa a fare il corpo, posso andare. Oh, guarda avanti, che roba! Avanti, fammi vedere. Oh, guarda che roba. Però, hai ragione, non hai mai avuto un pagione così. Ma neanche in tempo di guerra. Sembri ragioniere d'amore. D'amore, l'hai detto. È lui che si è preso il mio tight. Questo ragioniere d'amore mi perseguita. Ma sai che ti dico? Che è la somma che fa il totale. Ma te faccio vedere. Ma che succede? Il mascalzone ha preso il mio tight. Guarda che il testimone lo faccio io. Oh, che sei una lagna. Ah. Occupato. Sempre occupato. Dico, forse se ti ritiri un pochino, ti arrivano. Ma che devo ritirarmi? Ma che cosa? Ma attento, glielo rompi tu. Ma vabbè, mi dici di ritiri, ma che mi ritiro? Poi mi cercano i calzoni, caro mio, mi tocca pagare. Uno guarda te, guardano lo sposo. Vabbè, guardano lo sposo, ma io non devo mica far ridere la gente. Questi idiota del sarto. Ma provo 110, papà, no? Provo 110, sì. Ecco. È occupato pure questo. Riprova cocotta. Non ci sono cocotta. Ma accidenti, occupato. Occupato. Fai il 110 per sbloccare. 110. 110? Sì, sì, sì. Su. Me lo consigliate? Sì, sì, sì. Ma sì, ve lo faccio. Occupate pure il 110. Vedi, al secondo numero già mi dà occupato. No, già non vorrei che fosse un segno del destino questo, eh? Guarda che ancora peresti in tempo a salvarti da quei cocozzi. Sei sicuro che il numero è giusto? Sì, sì. Ecco. Il numero delle chiamate è stato variato. Favorisca consultare il nuovo elenco telefonico. Hai capito? Guarda un po', controlla un po', guarda un po' sull'elenco. Cocozzi. Saranno anche i nobili sull'elenco, no? Guarda un po', eh? Ecco, cocozza. Quanti cocozza sono? 3 cocozza e un cocozziere. 3 cocozza e un cocozziere. Sì. Ma il numero, c'è? Ma come, quello che ti ho detto io, papà. Ma che anno è questo?
capirai, 1952. In questa casa non c'è mai un elenco dell'anno in corso, mai! Ma io non posso più aspettare, io devo andare. Vabbè, ma io come faccio? Non ce la faccio neanche a camminare. Vabbè, provaci! Anche volendo, ma che provo? Se allargo le gambe mi cadono i calzoni. Mi dico, ecco, così mi toccherebbe a camminare. Ma... papà, mi sembri Frankenstein. Questa è un vestito impermeabile, un soprabito e... Va bene, va bene, fate presto, andate, via. Poi vediamo un po'. Papà, com'è? Aspetta, che questo deve essere... Beh, mica se... Cocò. Oh, no, ci sarà la miseria. Sì, beh, avrà mandato giù. Bene, e come facciamo? E che ci vuole? Lei viene da me, ci scambiamo i denti e bisogna fatto andiamo in chiesa. L'anzioliere è la somma che fa il totale. E come faccio, scusi? Io salgo sull'autobus vestito da Frankenstein? Mi faccio prendere per faccia. Mi vengo a prendere con la sua macchina. Già, serve i suoi, anche questo è giusto. Beh, guardi, facciamo una cosa. Lei prende un taxi, vuol dire che lo prendo anch'io e ci vediamo fuori dalla chiesa, va bene? Sì. Adesso viene, vengono subito. Scusino, signori, bisognerebbe fare in fretta. Sono ormai le 10:45 e alle 11 abbiamo un funerale. Non possiamo più aspettare. Mio marito e il cavalier Cocotta arriveranno subito, vero Matilde? Sì, è questione di attimi. Non è più possibile, è troppo tardi. Prego, si accomodi. Ma come l'ha indossato? È per forza. Adesso quanto ci vuole per sapere? Via, un minuto. Ecco, si mette al suo e mi dia il dito. 990 lire. Un momento. Va bene, grazie, un momento. Mi dispiace, non posso trattenere. Sì! Ma non si vergogna di fare così. Avanti, giù! E un momento! Avanti, che non stiamo facendo lo sbaglio! Devo andare via. Dove volete voi? Che ne so io? Vabbè, ecco, ti do 1000 lire. Ma che scemo, lei? Dammi 1000 lire un momento. Ma non ce l'abbiamo. Tu ce l'hai 1000 lire? Ma è lei che le deve dare a me. E non gridare, vabbè, allora, certo, pace. Oh, che faccia, se non mi dà 1000 lire, quando siamo? Ma già, mi faccio il cervello per l'aria. Ecco le 1000 lire. È finito lo spettacolo, signori. Andiamo. Posso entrare? E non posso entrare. E io come entro, no? E non mi spinga più. Vabbè, ma il lobby doveva. Lei permetta che ci mettiamo un momento. Scusi, mi dia il mio dente, per favore. È il mio dove? E come so io dove l'ha messo? Come dov'è? Dove? Chi l'ha dato lei? Ma come l'ho appoggiato qui sul finestrino? Non ho visto niente. Ma chi come? L'abbia preso lo scioffè. Ma no, perché lo scioffè è andato. Ma come se lo nasconde qui dentro, lei? Scusi, e poi fa venire una paralisi che lo scioffè dove lo trovava? È una confusione, però. Ma la prego. Ma che si faccia piano. E faccia piano. Permette, permette. Vedere chi se lo mette fa male. Il gilet dove l'ha messo? Qual è il gilet? Dove l'ha messo? Il gilet, qua non c'è il gilet, che c'è ficcato tutto dentro. Permette, si può voltare per cortesia. Scusi, Dovete dove mette il gilet? Non c'è affare, che mi mette? Ma ci mette? Ma ci mette? Insomma, permette. Insomma, io dico... Un momento. Guardi. Facci i pantaloni. Ci tolga i pantaloni. E qui mi vergogno. Io mi vergogno. Non guardi per cortesia. Cosa c'è da guardare? Siamo due padri che ci tolga già di vestiti. Dai i pantaloni. Permette, mi fa fare a me? Che fa fare a me qui nel buco? Ma come nel buco? E quale buco? Così, così si tolga. Vede, anche il mio cappello. Tiri. Scusa, mi dia la frega. Questa non c'è. La scala. Questa è sua. Sono i strozzoni. Vediamo. Ecco. Questi sono i miei. Ma quelli è la giacca. Ah, e questa è la giacca mia. Permette. Ma come? Si mette la giacca? Si mette. Ma cosa vuole? È anche rotta la rete. Ma che fa? Ma che fa adesso? Questo è il mio cazzotto. Senta, ci vuol togliere questo cappello? No. Come no? Ho detto no. Giù il cappello. Giù il cappello. Giù il cappello. Giù il cappello. Adesso mi ricordo dove l'ho conosciuta lei. Ui, 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 ui.
meno schiaffeggiatore di via Rimbero. Prego, io sono stato sempre anti, anti. E assisto, buffone in orbace. Disgraziato in borghese. Sì. Io non permetterò mai che mia figlia diventi la nuora dell'uomo del paese. E allora mettiamo tutto all'aria, se facciamo ma ancora in tempo. Tutti all'aria. Tutto, anch'io. Avanti, vive il coso mio. Signori d'arancio, per il amore. Questo matrimonio non c'è da fare! Non ci debbano sposare, non ci debbano! Ma sono già sposati! Come? Sono già sposati? Ma dico, ma come? Senza di me! Per fortuna! Ma io chiedo l'annullamento, sa! No, lo chiedo io l'annullamento! Prego, l'ho detto prima io! Ma io lo chiedo attraverso la sacra ruota! Quale ruota? Quella di Roma! E Dio per tutte le ruote, capito? Andiamo, sì, prego! Prego. Senta, per favore, guardi! Lei ha fatto la filo piove! Io, lei è un meno bravo! Senta!